La notizia rilanciata oggi da Tutto Sport è particolarmente interessante, perché secondo Tutto Sport la Juventus starebbe lavorando alla prossima stagione in ottica dirigenza, e quindi cercare delle figure nuove che possano in qualche modo migliorare questa rosa e quindi inserire nel contesto Juventus nuovo figure di campo, più che altro figure che conoscono il campo e il calcio. Ed è da questo punto di vista che Juventus avrebbe dato, secondo Tutto Sport, un'accelerata per un'operazione molto interessante. Scopriamo tutto nei dettagli oggi qui su FCM Sport. Io vi ricordo un paio di cose. La prima è di scaricare OneFootball, la migliore app in circolazione sul mondo del calcio. È gratuita, è personalizzabile, quindi mi raccomando, tramite il link qui sotto dovete semplicemente cliccare e automaticamente, gratuitamente, avete questa app sul vostro cellulare. Altra cosa molto importante, iscrivetevi a FCM Sport. Qui trovate tanti aggiornamenti giornalieri sulla Juventus, video ogni giorno, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale. Ovviamente se vi va lasciate un like a questo contenuto. Allora, la Juve avrebbe accelerato per un uomo da, in qualche modo, per sostituire Federico Cherubini, e quindi inibito, come sappiamo, dalla Corte d'Appello. E la scelta della Juventus sarebbe stata quella di Frédéric Massara, destinato a lasciare il Milan. Massara infatti lascerà il Milan a fine stagione perché evidentemente c'è, secondo Tutto Sport, uno scarso feeling con la nuova società milanista, ed è per questo quindi che quello che fino a oggi, diciamo fino a qualche settimana fa, poteva essere considerato il braccio destro di Paolo Maldini, presto lascerà il Milan. Ed è per questo che il nuovo DS della Juventus potrebbe essere lui. La Juventus starebbe intensificando i rapporti proprio con Massara per portarlo a Torino. Lui che tra l'altro cominciò come collaboratore Sarbatini tanti anni fa appunto a Palermo, poi di fatto nel 2019 fece il grande salto andando poi a lavorare con il Milan, e lì fece delle buonissime occasioni. Intanto io, quando si parla di Massara e quando si parla di DS, è chiaro che devi valutarli come? Attraverso le operazioni. E devo dire che il Milan quest'estate non ha fatto un grande mercato, e ve lo andrei ad analizzare per cercare di capire dove mi è forte, molto forte Massara, ma dove anche è molto debole. Partiamo dai lati negativi. I lati negativi hanno a che fare, secondo me, con l'ultima sessione di mercato, quella dove, a mio avviso, Massara aveva l'opportunità di poter migliorare e aveva l'obbligo di migliorare una rosa che veniva da uno scudetto. Quindi un Milan che vince lo scudetto, anche grazie a molti giovani, doveva rinforzare una rosa. E cosa fa? Va a comprare dei giocatori con una sorta di lavoro che aveva proprio il compito di migliorare, di aggiungere altri giovani. E quindi cosa fa? Prende Serginho Dest dal Barcellona, prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Queste condizioni qua sono ottime. Dest, stiamo vedendo che non è un ottimo, un terzino meraviglioso, però queste condizioni qua, cioè diritto di riscatto fissato a 20 milioni, considerando che tipo di giocatore è Dest, che tipo di valutazione aveva qualche tempo fa, secondo me è una buona valutazione, niente di eccezionale. Il miglior colpo è sicuramente Malik Chao, è un difensore dello Shakhtar 04, preso per 5 milioni di euro più 2 di bonus. Di fatto ha firmato fino al 2027, e ora il Milan si sta godendo un difensore di altissimo profilo, soprattutto di grande prospettiva. Stiamo parlando di un classe 2001, quindi anche qui un ragazzo giovanissimo che però secondo me si farà. Ora però passiamo alle doti un po' più dolenti, perché quando acquisti dal Bruges un giocatore, bonus compresi, da 36 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita al Bruges, ti aspetti un grande colpo. Ed invece il Milan prende con questi soldi Charles de Ketelaere, un giocatore che fino ad ora è stato un flop assoluto, perché è un investimento importante per un giocatore che fino ad ora non ha dimostrato di essere all'altezza. Probabilmente migliorerà perché anche lui è giovanissimo, però vedremo. Ad oggi è un flop, e ad oggi il colpo più importante di Massara per rinforzare il Milan da scudetto non è andato a buon fine. L'altro colpo importante, anche se a parametro zero ma più che altro per l'ingaggio, è Origi, arrivato da Liverpool come attaccante di riserva di Giroud. Dobbiamo dire, fino ad ora è stato un flop, non che ci aspettavamo chissà che da Origi, però comunque è un giocatore che secondo me, cioè, il Milan poteva prendere di meglio come alternativa a Giroud, considerando che Giroud ha un'età, quindi ci si poteva aspettare qualche top. Andiamo però a quelli che sono invece i lati positivi, perché fino ad ora l'ultimo mercato secondo me è stato un mercato
pressoché fallimentare. Andrei a concentrarmi invece su quelli che sono i grandi colpi di proprio di Massar, secondo me anche del duo composto da Maldini e Massar, perché secondo me hanno lavorato molto bene insieme. Qualche intuizione è stata secondo me anche di Maldini, però i colpi fatti insieme sono decisamente importanti. Il primo, secondo me tra tutti, è Dalil, 30 milioni di euro, arriva nella stagione 2019-2020 un signor, un certo Rafael Leao, giocatore che esattamente come altri, probabilmente anche come De Ketelaere, vedremo, ha avuto bisogno del suo tempo, perché quando compri dei giovani, a volte giovanissimi, hai bisogno di investire del tempo e dargli del tempo per poterli poi vedere a grandissimi livelli. Questo è successo con Leao, che nelle prime due stagioni gigioneggiava, diciamo così, era un giocatore un po' quasi fastidioso, mai decisivo, mai cattivo, mai concreto. Poi però sboccia e ti ritrovi tra le mani un grandissimo talento. Ai tempi, i primi due anni sembravano troppi, sembrava eccessivo l'investimento da 30 milioni, oggi ha una valutazione intorno ai 100 milioni, questo per capirci. Investimento grosso sembrava anche quello per 28 milioni di euro di Tomori dal Chelsea, ed invece ha avuto ragione anche questa volta proprio Massara, perché ha preso a un prezzo abbordabile un giocatore che secondo me oggi ne vale molti di più, uno dei migliori difensori in Serie A. E che dire dell'operazione per 22 milioni di euro, quindi un investimento assolutamente abbordabile per Sandro Tonali, giocatore che anche in questo caso, prima stagione fallimentare, assolutamente fallimentare, il Milan poteva anche decidere di non riscattarlo, invece il Milan decide di riscattarlo al Brescia, nonostante una prima stagione fallimentare, la seconda stagione è quella del riscatto, non soltanto contrattuale ma anche in campo, perché si rivela uno dei migliori centrocampisti della Serie A l'anno scorso, decisivo per lo scudetto. Altro acquisto, secondo me forse il migliore di tutti, a 20 milioni di euro prende dal Real Madrid uno scarto del Real Madrid, Theo Hernandez, oggi forse il miglior terzino sinistro del mondo, mi verrebbe da dire, perché è un terzino eccezionale, per questa cifra fa veramente tutta la differenza nel mondo. Investimento a centrocampo lo fa anche per Bennacer dall'Empoli, 17 milioni di euro, ai tempi forse sembravano troppi, oggi però il Milan si coccola quello che è un regista di altissimo livello, a me Bennacer piace tantissimo, e che dire dell'operazione Magnan. Ti liberi di Donnarumma a parametro zero, sembrava una situazione devastante per il Milan, perdi Donnarumma a zero, e invece a 15 milioni ti porta a casa un portiere che ad oggi possiamo dire è più forte di Donnarumma e che chissà quando verrà venduto farà una mega plusvalenza per il Milan. Altra occasionissima, ti serviva un difensore low cost e prendi Kier dal Siviglia, 3,7 milioni di euro, all'Atalanta andava male, era in prestito all'Atalanta, il Milan va dal Siviglia e dice dallo a noi per 3,7 milioni di euro, ce lo portiamo a casa. Lo portano a Milano e diventa un difensore decisivo lo scorso anno per il Mondiale. E poi che dire delle ultime due operazioni, quella di Olivier Giroud, un giocatore preso praticamente a parametro zero, poco più di 2 milioni dati al Chelsea per averlo, una operazione straordinaria, perché Giroud sembrava il tipico attaccante da riserva, poco altro, invece in Serie A e nel Milan sta facendo tutta la differenza del mondo e a queste cifre francamente un affare. E che dire dell'acquisto dal Lione di Kalulu, ha preso per 1 milione di euro dal Lione. Oggi è una delle migliori rivelazioni, l'anno scorso era una delle migliori rivelazioni, quest'anno risulta essere uno dei difensori più interessanti nel panorama calcistico per quanto riguarda la Serie A. Queste sono tutte operazioni, le migliori operazioni del duo composto da Massara e Maldini, che ci fanno capire come alle volte non sempre coi soldi fai grossi investimenti, servono anche le idee, l'idea Tonali, l'idea Theo Hernandez, quella di Kalulu, sono grandi intuizioni di mercato che portano il Milan poi a vincerti lo scudetto. Massara è questo, Massara è uno che magari non ha tantissimi soldi tra le mani, ma quando li ha, li investe bene. A volte, come nel caso di De Ketelaere, bisogna o aspettare, oppure capire se è un investimento giusto. A volte ci sta anche sbagliare, perché questa sessione di mercato ci sta che l'abbia floppata, però ci sono giocatori che andrebbero aspettati anche, come Ciao, che è stato aspettato un po' più tempo e ora stiamo vedendo i risultati, De Ketelaere un po' meno. Vedremo, sa di fatto che Massara potrebbe essere davvero l'uomo in più per la Juventus, sono curioso di sapere che ne pensate voi. Quindi vi piacerebbe la Juve? Vi piacerebbe anche un progetto del genere? Con dei giovani che però andrebbero aspettati, con dei nomi che inizialmente non dicono nulla ma che in futuro vi potrebbero esaltare? Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.